Si sbriciola fra le dita una storia. Muore l'albero della vita. Egoismo originale di Adamo. A terra stasera foglie ingiallite nel tempo. Da tempo volevano volare. È nebbia stasera. Stasera il freddo è più intenso. E l'autunno dell'uomo o della natura porta con sé nella danza del vento tutta la memoria del passato, tutta la ricchezza donata, tutto il bene ricevuto. Mi sono sempre chiesto dove le foglie d'autunno andranno a rifiorire. Domani la neve coprirà questa terra e anche il cuore, stanco di urlare, si riposerà e verrà la notte e sarà il dolore. Struggente nostalgia del passato, e vivrò con te, Signore, nell'attesa dell'alba nuova, finestra aperta sulla mia vita, solo a te donata. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba». Barabba era un brigante. Pilato ha una singolarità. È l'unico che da quel giorno partecipa a messa ogni domenica e in tutte le solennità. Quando recitiamo il credo durante la messa della domenica, le feste, le solennità, noi ripetiamo: patì sotto Ponzio Pilato. È l'unico nome che entra nel credo, per ricordarci che la vita di Gesù, la passione di Gesù, non è una fantasia, non è una favola, è un fatto storico. Morì sotto Ponzio Pilato. In questa prima stazione, mentre ci incamminiamo con Gesù verso il Calvario, la domanda che Pilato rivolge a Gesù: «Dunque tu sei re?» Tu lo dici, io sono re. Ma la regalità di Gesù è una regalità da comprendere. Sono venuto a rendere testimonianza alla verità. E Pilato risponde a Gesù con un'altra domanda, quella domanda che ancora oggi va in giro nelle nostre culture: che cos'è la verità? La verità per noi è Gesù Cristo, è davanti a Pilato, e Pilato non si rende conto della verità. Anche noi tante volte non ci rendiamo conto della verità. Pensiamo che sia un dogma, che sia una filosofia, un aspetto culturale. La verità
con la lettera maiuscola è Gesù Cristo. E questa verità non è accolta da Pilato, perché Pilato è chiuso nella sua verità, con la lettera minuscola, è chiuso nel suo potere, è chiuso nella paura. Per questo libera Barabba, ma Barabba porta nel nome una profezia, Bar Abba, figlio del Padre. Ognuno di noi è figlio del Padre quando è figlio della verità. Accogliamo questo dono e insieme a Gesù mettiamoci in cammino verso il Calvario. È una verità non accolta, è una verità crocifissa, ma è la verità che ci rende liberi. Signore, quando ci troviamo dinanzi al tribunale della nostra coscienza, fa che non ci governi la paura, ma la tua libertà, segno stupendo della Pasqua, verità che ci rende liberi. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Guardo, stagliata davanti ai miei occhi come un richiamo, due rettangoli d'amore, dove il vero amore ha spezzato se stesso come pane. Tu sei per me una mensa, alla quale mi cibo nelle asprezze del quotidiano cammino. Sei una fonte alla quale mi disseto quando la sete d'amore mi distrugge. Il tuo braccio verticale mi conduce a Dio, nel quale faccio provvista d'amore, per ridiscendere ed incontrare, oh quale gioia, il tuo senso orizzontale, che mi spinge fra i fratelli, dove la mia carità si consuma e la mia sete di servizio si spegne. E tu sei ancora una luce che brilla nel cuore della notte, per rischiarare il cammino degli uomini, stanchi viandanti del mondo. In te la vita ha un senso, il dolore si comprende, l'amore si manifesta e le gioie si gustano. E nella tempesta minacciosa, fra le reti cadute, la tua voce si alza come una sfida per invitarmi a prendere la croce. E la paura si colora di speranza nella meravigliosa pace che fa ritorno. E adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato, non avevano alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Si staglia dinanzi a noi, al cammino della nostra croce,
al cammino della nostra vita, e qui vogliamo raccogliere i tanti sofferenti, i sofferenti di questo flagello pandemico, i sofferenti di ieri e di oggi. Si staglia dinanzi a noi il volto del sofferente, disprezzato e reietto dagli uomini, il servo sofferente di Dio, Gesù Cristo, colui che conosce il patire, e dinanzi a Lui, come dinanzi alla sofferenza, noi ci copriamo la faccia, noi abbiamo paura e tante volte giriamo lo sguardo da un'altra parte. Quante volte ci siamo chiesti, accanto alla sofferenza di un bambino, di un giovane, di un amico, di una mamma, alla sofferenza del mondo, perché non rispondi? Qual è la risposta? Che cosa ci dici dinanzi a questa sofferenza? Sofferenza fisica, sofferenza interiore, sofferenza di tanti uomini e donne. Gesù non ci ha dato nessuna risposta, perché ha fatto qualcosa di più grande. Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. La sofferenza l'ha presa su di sé. Non ha voluto fare un convegno per spiegare il senso della sofferenza. Non ha voluto scrivere un libro per andare al significato del dolore e della morte. Egli, il Figlio di Dio, si è caricato delle nostre sofferenze. Lungo la strada della croce abbiamo questa certezza di fede, mentre la croce è caricata su di noi, Egli la sostiene per noi e insieme a Lui noi camminiamo. Non lo possiamo giudicare più castigato, percosso da Dio e umiliato, ma Egli è l'amore che perdona, Egli è l'amore che giudica, Egli è l'amore che sostiene, Egli è l'amore per sempre. Signore, fa che nell'ora del nostro dolore, levigati gli occhi con le nostre lacrime, noi possiamo scorgere il volto luminoso di colui che per noi ha voluto nascondersi nelle tenebre della morte. Fa che guardando Lui il nostro sguardo rifletta la luce di Pasqua. Amo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre de voi fate, che le